Non può lasciarci indifferenti questa considerazione. Anche Zaccaria fu riempito di Spirito Santo. Sappiamo che nella preghiera dell'Ave Maria riprendiamo il saluto dell'angelo a Maria. Ti saluto piena di grazia. E noi diciamo lei è l'unica piena di grazia. In realtà, secondo l'Evangelista Luca, all'inizio del suo Vangelo, anche Elisabetta è piena di grazia, Zaccaria è pieno di grazia. Perché? Perché lo Spirito Santo quando arriva riempie, colma, non invade, non opprime, non prende possesso, ma riempie. Perché lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, è una persona. E quindi non arriva un pezzettino di Dio, non arriva una particella di Dio, arriva Dio. E quando si entra in dialogo con Dio è come quando si entra in un dialogo importante con una persona. Ti entra dentro e ti riempie i pori, ti riempie la pelle, ti riempie la testa, ti riempie i ricordi. In qualche modo fai riferimento, o da vicino o meno da vicino, fai riferimento con la persona. Ecco, Zaccaria si lascia riempire della logica di Dio. E allora in questo senso profetizzò, nel senso che parla le parole di Dio. Non perché prevede il futuro, ma perché parla le parole di Dio e le parla davanti. Lui che era stato muto, parla davanti a tutti. È come se desse la spiegazione, sia del suo trauma del mutismo, sia del perché adesso la lingua si è sciolta. Perché adesso ha intuito alcune cose. E addirittura nel suo modo di parlare davanti, parlare a nome di Dio davanti ad altri, parla davanti a suo figlio. E tu bambino. Nell'ottica del momento storico in cui Zaccaria dice queste parole, il bambino non può capire. Ma quanti di noi adulti, in primis i genitori, parlano al bambino, gli dicono delle cose anche se lui non può intendere la voce delle parole. Ma Zaccaria è come se gliele imprimesse dentro fin dal primo vagito. E glielo dice, tu bambino sarai chiamato profeta. Colui che sta profetando profetizza che l'altro diventerà un profeta, perché dirà la misericordia di Dio e dirà che questa è salvezza. Suo figlio non la capirà subito questa cosa. Giovanni Battista non capirà subito che la conoscenza della salvezza di Dio passa attraverso il riconoscimento della sua misericordia. Però Zaccaria l'ha pagata di persona, diciamo, perché ha visto che il Signore ha dovuto chinarsi sul suo blocco, ha dovuto attendere con Zaccaria il compimento di quell'annuncio che Zaccaria aveva avuto solo per sé, in un attimo di intimità con Dio inconoscibile agli altri, e Dio che ha pazientato con Zaccaria, alla fine ha avuto misericordia e non gli ha riaperto la possibilità, ma gli ha fatto vedere. E allora lui ha esclamato, benedetto il Signore. In questo caso allora lasciamoci riempire dallo Spirito. Diventiamo anche noi profeti che vedono il mondo al modo di Dio e profetizziamolo, cioè a favore di altri, diciamolo. Soprattutto quelli che giacciono nelle tenebre, nell'ombra di morte, non tanto quelli che sono nel peccato, che pure ci sono, ma quelli che non riescono a trovare la strada, quelli che sono smarriti, quelli che cercano appunto il sole che sorge.